Rossi Watch, in attesa di una soluzione vera che ponga fine a questo atto disumano, crudele. Pare che la soluzione non sia lontanissima, però ancora non c'è nessuna certezza, e questa incertezza con la costa vicina genera ancora più tensione e aspettative in coloro che sono a bordo. Quindi staremo qui fin quando non andranno tutti a terra. Noi vogliamo che questa soluzione ci sia. E ormai la situazione è insostenibile, è stata un'evacuazione nella tarda nottata di una persona che stava male. I migranti rimasti vedono che si può sbarcare solo quando si sta male o si è feriti, e questo provoca anche tentativi di autolesionismo, al punto che stanotte abbiamo fatto i turni anche noi insieme all'equipaggio di un'ora per garantire presidio ed evitare qualcuno provasse in questo modo a sbarcare. La polizia sta raccogliendo e sequestrando tutto il materiale audio e video della nave, con la piena collaborazione della comandante e di tutto l'equipaggio. La cosa positiva, molto positiva, è che hanno preso la generalità dei due minori che sono a bordo, e speriamo che questo possa accelerare il loro sbarco.